Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati al quarto appuntamento con questa nostra Via Amoris. La quarta domenica di Quaresima si profila all'orizzonte e i Vangeli che ascolteremo, sia nel rito romano che nel rito ambrosiano, sono ancora due brani giovannei. Per il rito ambrosiano saremo al capitolo 9, con il famoso brano del cieco nato, mentre il rito romano ci porta invece al capitolo 3, facendoci partecipare a una parte di quello che è stato il bellissimo incontro notturno tra Gesù e Nicodemo. Ecco, quale parola in questo caso può accomunare questi due testi? Partendo proprio dal discorso tra Gesù e Nicodemo, Gesù, facendo riferimento alla sua morte in croce, dice queste parole: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». Qui Gesù fa un esplicito riferimento al racconto contenuto nel libro dei Numeri, al capitolo 21, dove Mosè, seguendo le indicazioni di Dio, forgia un serpente di rame e lo mette sopra un'asta, così da renderlo visibile in tutto l'accampamento. E spiega che Dio aveva detto che chiunque avrebbe guardato al serpente di rame sarebbe sopravvissuto al morso dei serpenti velenosi che infestavano il campo. Un poco più avanti Gesù dice sempre a Nicodemo: «La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce». L'idea che mi pare si possa trarre da tutto questo è un chiaro invito di Gesù a guardare, a saper vedere. Se poi andiamo a leggere anche l'episodio del cieco nato, ecco, anche qui sembra evidente, no, che prevale il riferimento al vedere davvero. Ecco, allora, a fronte di tutto questo, credo che la parola chiave che si possa trarre da questi due racconti sia proprio vedere. Una bella parola, davvero, che questa volta ho pensato di consegnare a un amico frate che ho incontrato in questi anni durante le mie incursioni di cammino nella Valle Reatina. Si chiama Fra Renzo Cocchi, custode dell'eremo francescano di San Giacomo in Poggio Bustone, uno dei quattro bellissimi santuari che abbracciano la Valle Reatina. La Valle Reatina era un luogo a cui Francesco d'Assisi era particolarmente affezionato. Tra l'altro, proprio lì, ecco, c'è il santuario di Greccio, dove nel Natale del 1223, ecco, Francesco realizzò il primo presepe, diciamo così, della nostra tradizione. Grazie quindi, Fra Renzo, ti lascio volentieri la parola. Io intanto, ecco, mi congedo e vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di questo tempo di Quaresima. E come sempre, se volete, ci vediamo la prossima settimana. Che il Signore vi dia tanta, tanta pace. Grazie. Ciao. Bene a tutti, sono Fra Renzo di Poggio Bustone e insieme a voi vorrei riflettere su una parola che abbiamo trovato sia nell'episodio del cieco nato come anche nel brano di Gesù e Nicodemo. La parola, ovvero il verbo, è vedere. Vedere è differente da guardare. Infatti noi oggi siamo abituati, forse troppo ormai, pronti a guardare in modo distratto. Non ci accorgiamo sempre di ciò che abbiamo intorno, delle persone che ci sfiorano, delle cose che passano. Guardare è semplicemente gettare lo sguardo su qualcosa. Vedere implica un impegno, il desiderio di comprendere, il desiderio di capire, il desiderio di andare a fondo. Ecco perché vedere è un verbo che troviamo molto spesso nella Sacra Scrittura. Nel Vangelo, per esempio, della risurrezione è associato al credere. Giovanni e Pietro entrano nel sepolcro, vedono e credono. Il cieco nato riacquista la vista perché? Perché prima crede nel Signore che può veramente
liberarlo dalla sua cecità. E il vedere è anche il verbo di chi si affida e finalmente contempla il volto di Dio. Nel brano di Gesù e Nicodemo ci viene riportato un testo del libro dei Numeri, quando Mosè fa un serpente di rame e lo mette su un'asta. E chi era morso dal serpente rimane in vita guardando il serpente di rame, un'immagine di Cristo sulla croce. Soltanto vedendo Lui, soltanto affidandoci a Lui, possiamo essere liberati dai veleni della morte, dal veleno dell'odio, dell'egoismo, della divisione. Vedere è anche un verbo legato all'esperienza di Francesco a Greccio, quando si dice che in quella notte del Natale del 1223 egli vuole vedere i disagi che Gesù ha trovato nel venire al mondo, vedere le difficoltà del neonato Gesù e della sua madre, la Vergine Poverella. Vedere, quindi, è un verbo che deve appartenere alla nostra vita. Solo se riusciamo a vedere veramente, riusciremo a comprendere quello che il Signore compie nella nostra vita. Riusciremo a capire e comprendere i nostri fratelli. Riusciremo a comprendere la nostra stessa vita. Vedere per vivere, vedere per credere. Un caro saluto a voi tutti.